Buongiorno a tutti, in questo nostro terzo incontro riprenderemo a parlare di Cantor e ci sarà anche qualche concetto teorico. Riprendiamo il nostro tetracordo Fa Mi Re Do e aggiungeremo il suono Sol. È un suono per adesso che abbiamo definito secondario, ma che invece assumerà sempre più importanza fino a diventare dominante nel discorso tonale. Poi parleremo dell'importanza di un doppio canale che non sarà semplice all'inizio da metabolizzare per noi, con le note letterali A, B, C, D, che individuano dei suoni fissi, dei suoni certi sulla tastiera, e invece la notazione Do, Re, Mi, Fa, Sol, che per noi significa invece riconoscere e richiamare i gradi e le funzioni della scala in cui ci stiamo trovando. Faremo infine degli esempi con la tastiera nell'estensione Do Sol e qualche gioco di lettura sulle dita. Vediamo allora cosa significa l'estensione da Do a Sol sulla scaletta e sulla tastiera. Abbiamo già visto i nostri 5 gradi con la distanza di tono, tono, semitono e tono. Sappiamo che sulla tastiera, partendo dal C, io trovo la stessa successione accarezzando i tasti bianchi, perché ho qui un tono, da C a D, D e ho un tono, e F ho un semitono, perché non c'è il tasto nero corrispondente, F, G ho un tono. E ci siamo già detti che io posso anche dire che questo è il primo grado, questo è il secondo, questo è il terzo, questo è il quarto, questo è il quinto del mio modo, del modo in cui io sto cantando. E aggiungiamo una informazione: il primo grado si chiama anche tonica e il quinto grado viene detto dominante. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Ci, Di, E, F, G. Sono i suoni corretti, cioè io so che se suono sulla tastiera C, D, E, abbiamo visto C, D, E, F, G e canto Do, Re, Mi, Fa, Sol, sto cantando correttamente perché rispetto i gradi di questa scala. A questo punto posso immaginare che i nomi Do Sol sono meno importanti e di tutta questa scala allora mi interesso dei gradi. Posso dire che partendo da C arrivando a G, questo è il primo grado e questo è il quinto, questa è la tonica e questa è la dominante. Proviamo adesso a fare un salto. Io ho riportato qui la scala che abbiamo visto prima, Do, Re, Mi, Fa, Sol, che si sviluppa dalla tonica alla dominante. Sappiamo che questa scala ha un corrispondente sulla tastiera C, D, E, F, G. E allora ho provato a scrivere questa altra scaletta C, D, E, F, G. E volevo fare con voi un esperimento. Provare a partire dal G e vedere cosa succede se io costruisco una scala di 5 suoni partendo dal G. Cos'ho? G, A, un tono. Quindi, diciamo, parto qui dal G, G, A, A, B, un tono di nuovo, B, C, un semitono, manca il tasto nero, C, D, un tono. Oh, ho ottenuto una cosa molto interessante, cioè anche partendo dal G e accarezzando i soli tasti bianchi, ottengo una successione che ha la stessa struttura
di C, D, E, F, G, cioè non alla stessa altezza, perché il suono C è più grave del suono G, anzi il suono G sarà alto come questo qua, però posso dire che suona allo stesso modo, anzi più in particolare posso dire che posso chiamarlo anche quella successione Do, Re, Mi, Fa, Sol, perché rispetta le stesse dinamiche, e posso dire che anche G in un altro contesto è una tonica e D è una dominante. Proviamo a cantarli. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ho cantato la stessa melodia? Sì. Ho cantato alla stessa altezza? No. Questo Do, Re, Mi, Fa, Sol potrebbe essere stato cantato da un baritono e questo da un tenore, però ho rispettato le stesse proporzioni intervallari. Quindi, nella teoria che noi svilupperemo, potremmo dire che possiamo chiamare Do anche questo G, perché sviluppa la stessa successione con gli stessi rapporti intervallari. È venuto il momento di raccontare una cosa molto importante. Come abbiamo già visto nelle prime lezioni, la notazione iniziale, le prime forme di notazione parlavano di lettere A, B, C, D. Io ho cominciato in un altro modo a studiare e ho sempre tenuto a mente che il tasto del Fa del pianoforte si chiama F. È molto importante riuscire ad assumere questa abitudine di usare la notazione letterale, come avviene in tutti i paesi anglosassoni, eccetera, per carità, ancora oggi. Quelle lettere individuano un suono fisso e preciso sulla tastiera, un preciso tasto, o lo stesso tasto all'interno delle diverse ottave. Invece noi utilizzeremo, ed è sempre stato così dall'anno 1000 circa, utilizzeremo i nomi Do, Re, Mi, Fa, Sol, di cui parleremo poi dietro le quinte, alla fine della nostra pillola, per indicare le funzioni, i gradi. Cioè io quando sarò sul primo grado, nel centro della mia tonalità, chiamerò quel suono Do, chiamerò la dominante Sol, e questo è fondamentale nella nostra metodologia ed è fondamentale in gran parte del mondo ancora oggi, perché in qualche modo io divento protagonista del mio canto, cioè chiamando Do, Sol, Re, Fa, io assumo con la mia voce il ruolo nella scala, in qualche modo mi sento all'interno del discorso musicale e delle varie funzioni che mi trovo a interpretare di volta in volta. Questo vale molto nella musica corale, perché con la mia parte musicale svolgo un ruolo in relazione anche a quello di altre voci, e allora potrò ascoltare meglio le tensioni e le distensioni del brano e comprenderlo meglio. Torniamo a ragionare con la tastiera. Abbiamo visto che quando io suono, partendo dal C, i primi cinque tasti, posso chiamarlo Do, Re, Mi, Fa, Sol, perché rispetta il modello di tono, tono, semitono e tono, il modello che ho visto. Quindi mi muovo dalla tonica alla dominante, con i primi cinque gradi di una scala che posso chiamare ton, da tonica dominante, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ma se io parto dal suono G e procedo per cinque tasti, anche qui abbiamo visto rispetto la distanza di tono, di semitono e di tono. Quindi
I rapporti intervallari tra questi cinque suoni sono gli stessi che tra questi cinque suoni. Quindi posso anche dire che in un'altra tonalità, in un altro contesto, questo può essere chiamato tonica e questo dominante. Quindi è corretto, dal mio punto di vista, pur essendo su altezze diverse, chiamarli Do, Re, Mi, Fa, Sol. È chiaro che l'altezza dei suoni è differente, ve lo faccio sentire. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Ma io sto facendo un'operazione corretta, che è sempre avvenuta nella storia della musica, cioè chiamo Do la tonica del contesto in cui sono. Anzi, posso dire qualcosa di più. Mi riconosco in quel contesto e quando dico Do so di rappresentare una funzione. Quando dico Sol so di stare cantando un'altra funzione espressiva della tonalità. Ci succederà più avanti di poter partire da altri punti. Per esempio, se io parto da questo suono, dal suono D, avrò il tono. Ah, qui ho solo il semitono. Devo andare a cercare il tono, che troverò qui sul tasto nero. Poi avrò il semitono e il tono. E allora, non ne parliamo approfonditamente adesso, ma sentite, potete ascoltare che col tasto bianco non suona come Do, Re, Mi, Fa, Sol, ma con il tasto nero sì. Cioè, a seconda della tonalità in cui io sarò, sempre rispettando lo stesso modello, potrò andare avanti a chiamare i miei suoni Do, Re, Mi, Fa, Sol. Riprendiamo adesso il gioco della lettura sulle dita che abbiamo già visto la volta scorsa parlando di tre suoni, ve lo ricordate sicuramente. Do, Re, Mi, Re, Do, Mi, Do, dove io ho utilizzato l'intervallo di seconda ascendente per chiamare suoni adiacenti o di seconda discendente e poi l'intervallo di terza. Un sistema questo nato nell'Inghilterra di metà 800, si chiama metodo Carwen, ma i tentativi sono stati tantissimi fino a partire da Guido d'Arezzo, che propose un sistema di lettura chironomica, quindi sulle dita, molto articolato e che consentiva di leggere i brani anche più complicati. Noi usiamo questo perché ci dà molte possibilità anche nel ritorno, nella complicazione, nella lettura a più voci e in tanti giochi di educazione dell'orecchio. Oggi facciamo un piccolo salto, passiamo alla quinta, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol, Fa, Mi. Faccio un piccolo gioco di concatenazioni di terze e di seconde. Do, Mi, Re, Fa, Mi, Sol, Fa, Re, Do. E adesso di quarte e di terze. Do, Fa, Re, Sol, Mi, Fa, Do.
siamo arrivati anche alla fine di questa pillola. Abbiamo fatto una serie di passaggi importanti. Innanzitutto siamo arrivati da Do a Sol, abbiamo chiamato questi gradi da tonica a dominante e abbiamo riflettuto su questo pezzo già di scala sia sulle dita e sia con la tastiera musicale. Abbiamo introdotto due parole importanti, tonica e dominante, e abbiamo visto come la successione Do, Re, Mi, Fa, Sol identifichi i primi cinque gradi della scala e noi possiamo costruire questa scala anche partendo da un suono diverso dal C, cioè potremmo radicare la nostra, quella che diventerà la nostra tonalità partendo da suoni differenti, certo magari usando talvolta dei tasti neri. Grazie, alla prossima!